Parliamo della Serie B che tornerà domani in campo per il turno infrasettimanale, ma ci sarà la giornata di riposo per il Pescara che resterà alla finestra, sperando magari in un risultato positivo, ad esempio del Livorno di scena a Verona, per poter conservare così il quinto posto. Poi alla ripresa sabato prossimo ci sarà la trasferta di Venezia per la squadra di Pillon, che sarà priva dello squalificato Memusce. Intanto trema il Palermo, deferito al Tribunale federale per irregolarità gestionali. Assai probabile una penalizzazione. La prima udienza ci sarà il prossimo 10 maggio. Ora ci colleghiamo per le ultimissime dal Delfino Training Center. Pronto il nostro Massimo Profeta con un ospite, un calciatore biancazzurro, il difensore Marco Perrotta. A voi Massimo. Sì, grazie, grazie Carmine per la linea in compagnia qui in diretta dal Poggio di Marco Perrotta. Grazie Marco intanto per Grazie, l'attesa, eh? buonasera. Sei sempre molto gentile e disponibile. Allora, sarete domani alla finestra, un vantaggio sì o no? Ma sì, perché abbiamo tempo di recuperare rispetto agli altri e poi comunque di preparare al meglio la partita che dobbiamo affrontare. Ecco, vi state allenando anche, state intensificando le sedute anche sul piano atletico, insomma, qualche richiamo, mi sbaglio. Sì, vabbè, stiamo intensificando il lavoro perché comunque ci stiamo preparando per un finale di stagione e poi per i playoff, perché comunque per dare il massimo dobbiamo stare meglio degli altri, quindi noi ci stiamo preparando al meglio e speriamo di dar tutto. Guardando il prossimo turno, siamo alla vigilia, il Livorno giocherà a Verona. Naturalmente voi sperate un risultato positivo per conservare il quinto posto, questo è poco ma Ah sì, sicuro, no? sicuramente, però non dobbiamo guardare gli altri, noi dobbiamo pensare a noi stessi, abbiamo due partite per far 6 punti, quindi noi dobbiamo pensare a noi e pensare a far più punti possibili, arrivare più in alto, perché comunque sicuramente sarà un vantaggio. Tornando invece, facendo un piccolo passo a ritroso, la partita col Verona è stato un risultato importantissimo secondo me in chiave playoff. Avete anche, secondo me, disputato una discreta partita all'inizio e nel finale, in mezzo soprattutto il Verona. Si poteva fare forse meglio, però poteva andare anche peggio. Ma dispiace perché comunque queste partite qui, poi come vanno, dispiace sempre non averle vinte, però comunque la prestazione per me è stata buona e non dimentichiamo che comunque abbiamo affrontato, diciamo, una delle squadre più preparate del campionato, quindi diciamo che ci ha dato un segnale positivo perché comunque abbiamo dato, credo, un ottimo segnale ai nostri tifosi e a tutti, quindi noi ora dobbiamo continuare così su questa strada e crescere ogni giorno di più perché comunque credo che il girone d'andata ci sia servito per capire le nostre qualità, quindi noi siamo sempre quelli che erano partiti forti e possiamo ancora continuare così, magari possiamo finire in bellezza e se ancora possiamo farlo, dobbiamo crederci. Senti, dovete prestare un po' più di attenzione sulle palle inattive o mi sbaglio ultimamente, insomma? Ah, ultimamente sì, diciamo che stiamo subendo un po' troppo, ma secondo me è solo una questione di attenzione, perché comunque siamo preparati su questo, il mister ci ha preparato molto sulle palle inattive, quindi sia a favore che contro, quindi dobbiamo essere preparati perché comunque ogni gol può essere fatale per far finire questo sogno, tra virgolette. Ma lo sai che abbiamo bucato tutti, più o meno tutti, la formazione, un fatto raro. Insomma, abbiamo dato per scontata la tua conferma con la Verona perché a mio avviso, a mio sommesso avviso, insomma, col Carpi hai sfoderato la migliore prestazione dall'inizio del campionato. Sei d'accordo o no? Su Carpi, Ma poi magari. sì, credo di aver fatto una bella partita, poi comunque vabbè, in settimana si è ripartiti da zero e il mister ha fatto altre scelte, però comunque sono stato felice che mi ha fatto entrare, ho giocato 20 minuti, penso anche bene, quindi fa piacere che ci sia questa competizione perché comunque porta sul livello dell'allenamento e poi comunque si mette in difficoltà il mister, quindi fin quando il mister si mette in difficoltà nelle scelte fa sempre piacere. Io mi sto allenando sempre al massimo dal primo giorno che sono qui e spero di finire comunque così. Assolutamente, hai dato il tuo contributo, è stato positivo. Tra l'altro, paradossalmente, sei entrato, avete subito quel gol, forse vi dovevate ancora assestare, se vogliamo, ma nel finale siete usciti fuori con questo sistema di gioco 3-5-2. Ma noi comunque avevamo cambiato, il mister aveva cambiato modulo per, tra virgolette, per non abbassarci, che poi tra virgolette è quello che è successo, quindi ci dispiace perché poi abbiamo reagito bene, dovevamo solo un attimo prendere coscienza del nuovo modulo e posizionarci un po' meglio, però comunque diciamo che hanno fatto un bel gol e poi comunque
diciamo che è stata una buona chiusura di partita, perché comunque con questo modulo siamo riusciti a pressare più alti, a creare molte palle gol, poi non siamo riusciti a vincere, ci dispiace molto. Volgiamo lo sguardo al prossimo futuro, che si chiama Venezia, no? Sabato alle ore 15 contro la squadra dell'ex Serse Cosmi, che attraverso un momento senza dubbio delicato e quintultima a 4 lunghezze di ritardo dal Crotone, che ha vinto proprio a Venezia nell'ultimo turno 4-1. Ecco, è una squadra in difficoltà, però il Pescara deve per forza di cosa, insomma, andare lì per vincere. Ah sì, siamo due squadre che comunque entrambi vogliamo i punti e vogliamo la vittoria, quindi sarà sicuramente una bella partita, molto difficile, perché comunque andiamo su un campo, non ce lo dimentichiamo, che è comunque molto difficile. Noi la stiamo preparando bene, perché sappiamo che è una delle partite più importanti del campionato che stiamo affrontando, quindi anche per noi, perché comunque vogliamo rifarci dopo un periodo che non stiamo vincendo molto, quindi sarà una partita molto, spero, molto bella, spero che andrà molto bene. Grazie a Marco Perrotta, in bocca al lupo, buon allenamento. Chiudiamo, Carmine, parlando per un attimo del caso Palermo, no? Perché è arrivato il deferimento al Tribunale federale, hai già dato la notizia nel corso appunto dell'introduzione al TG8 Sport. Ebbene, insomma, il Palermo rischia la penalizzazione, responsabilità diretta, oggettiva, per fatti legati però all'ex proprietà del Palermo. Infatti è stato deferito anche l'ex presidente Maurizio Zamparini, si parla di gravi irregolarità gestionali, tradotto in soldoni, il Palermo rischia una penalizzazione, anzi sembra assai probabile la penalizzazione a carico del club rosanero, da stabilire se sarà scontata in questo campionato o nel prossimo. Staremo a vedere. La prima udienza comunque fissata per il 10 maggio, venerdì 10 maggio, praticamente a una settimana dall'inizio dei playoff. Infatti il turno preliminare, il primo turno preliminare, sesta contro settima, venerdì 17 maggio alle 21, il giorno dopo sabato 18 maggio si affronteranno la quinta e l'ottava in classifica, sempre alle 21. È tutto dal Poggio, la linea può tornare a te, Carmine. Grazie Massimo. Come dicevi giustamente, una situazione da monitorare, soprattutto per quel che riguarda la tempistica di eventuali provvedimenti relativi al Palermo, che potrebbero sconvolgere anche in corsa la griglia dei playoff.